Ciao a tutte, eccomi qui a presentarvi questo nuovo progetto. Io con questa piastrella ho voluto fare una maglia aperta avanti. Oggi in questo tutorial vi voglio far vedere come faccio questa piastrella con questo, chiamiamolo pois in mezzo, così creo tanti pois e poi rifinito, cioè da pois. Poi lo faccio diventare da rotondo, lo faccio diventare quadrato e faccio tante piastrelle per fare una maglia. Come dico sempre, con questa piastrella, in base al filato che noi usiamo, possiamo fare poi quello che vogliamo: sciarpe, borse, maglie, plaid, di tutto. A me è piaciuto tanto. L'ho visto su Pinterest, ho ingrandito l'immagine e ho cercato un po' di crearlo con questi punti e questa grandezza. Adesso vi do le misure, casomai volete fare una maglia chiusa o aperta. Io l'ho fatta aperta. Poi, se volete farlo a gilet senza maniche, se volete fare con le maniche lunghe, vediamo anche come unirci per fare la manica lunga. È ovvio che tutto questo non posso farlo in un solo tutorial, quindi oggi vediamo solo come fare le due piastrelle, una intera e una a metà, perché se lo voglio scollato a punta oppure se lo voglio scollato a barca lo faccio dritto. Questo l'abbiamo fatta già in altri tutorial, la maglia a scollo barca dritta. Stavolta mi è piaciuto un po' anche per farvi vedere come si fanno la differenza delle due piastrelle. Allora, ho messo sotto una maglia nera così risalta un po' di più. Adesso, prima di partire e farvi vedere come faccio le due piastrelle, qui ho messo, vedete, il cerchio, la mezza piastrella e la piastrella da finire intera. Poi vi do le misure. Ho fatto ancora un'altra idea. Praticamente ho voluto fare le piastrelle un po' più in fantasia, no? Ho fatto dei pois più piccoli, delle piastrelle più piccoline, le ho unite e poi una piastrella grande, così viene un po' e qui farò una maglia chiusa, un top. Faremo un top così. A me piace farvi vedere i vari modi di come fare le piastrelle e come unirle, perché è importante anche come unirle, perché quando si unisce si viene a creare anche qui un motivo. Vediamo se si vede nella maglia già finita. Vedete il dito? Si vengono a creare questi motivi che fa la maglia ancora più bella. Ok. Allora, partiamo subito con le misure e poi vediamo come si fa la piastrella. Allora, 1, 2, 3, 4 piastrelle in larghezza, sia davanti che dietro. Però, allora, prima 4 piastrelle sia davanti che dietro, 5 piastrelle in altezza. Questo gilet è una taglia 46, quindi è di centimetri 45 davanti e dietro, quindi 90 in tutto. La piastrella l'ho lavorata con il cotone fiocco, uncinetto numero 3, e la grandezza è venuta perché ogni cotone, ripeto, fa poi la misura, la grandezza della piastrella, 12 centimetri finita. Adesso questa non è ancora finita. Prendere la piastrella intera. Vedete, 12 centimetri, 12 per 12. E così viene, ripeto, con questo cotone qui. Se il cotone è più sottile viene più piccola, quindi poi per arrivare alla misura che volete dovete mettere una piastrella in più oppure rifinirla con un motivo nei lati, davanti, insomma aiutarsi un po'.
Allora, perché a volte mi chiedete quanti punti metto, che taglia faccio, lì purtroppo bisogna vedere, bisogna che vi misurate. In base alla grandezza della piastrella se ne fanno 4 o 5. Comunque io quando lo finisco metto la foto finita e vi darò sempre le misure, perché sicuramente farò due tutorial. Allora, partiamo subito a fare il centro della piastrella. Il cerchio. Allora, lavoriamo con il filo nero, andiamo piano piano e così si vede bene. Allora, cerchio magico. Prendiamo l'uncinetto. Giriamo così. Prendo il filo e faccio una catenella. 1, 2, 3 catenelle, come se fosse la nostra maglia alta. 12 maglie alte nel cerchio magico, compreso le 3 catenelle. Sposto tutto così la telecamera non si muove. Ok, allora 2, 3, 4, 5. 6, 7, 9, 10, 11 e 12 maglie alte, sempre nel cerchio magico. Tiro il filo e chiudo il cerchio magico. Vado sulla 1, 2, sulla terza catenella e chiudo a maglia bassissima. Una catenella. Questo filo lo porto un po' davanti, giusto per chiuderlo. 2, 3 catenelle. Adesso in ogni punto di base, su ogni maglia alta, su ogni maglia alta 2 maglie alte, quindi da 12 maglie alte devono diventare 24 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 8. Io il filo lo sto portando dietro, non lo taglio subito. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2 maglie alte su ogni maglia alta. Ho perso il conto, ma mi sembra che sono 14. Le ricontiamo. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, ultima, 23 e 24. Sulla terza catenella 1, 2, 3 chiudo a maglia bassissima. Una catenella e taglio il filo. Allora, il bianco col nero fa molto contrasto, no? Quindi io quando vado a lavorare il bianco, adesso prendiamo il filo bianco, il nero lo vado a nascondere in mezza catenella dietro, in questo modo. Così, come dico sempre, non taglio subito.
E lo nascondo dietro. Allora, qui è la nostra partenza, le 3 catenelle. Parto sempre dallo stesso punto, prendo il filo bianco e faccio passare la catenella. Chiudo. 1, 2 catenelle, 3 catenelle, 4 catenelle. Questa come se fosse la nostra maglia altissima. Quindi la maglia altissima io giro 2 volte il filo intorno all'uncinetto. Vado sempre nello stesso punto, punto di base sulla stessa maglia alta e chiudo la maglia altissima. Quindi le 4 catenelle come se fosse la nostra maglia altissima. 1, 2 maglie altissime. 3 catenelle. Di nuovo 2 maglie altissime, sempre nello stesso punto. Praticamente io mi sto creando un angolo, perché questo cerchio deve diventare quadrato. Questo è il nostro primo angolo. Adesso 5 maglie alte. 1, 2, 3. Mi fermo un attimo. Questo filo bianco, se io lo porto dietro così, si vede poi, scusate la voce, si vede. Allora io cosa faccio? Raccolgo sempre la metà di dietro, giusto per non far vedere questo filo passante che non mi piace, esteticamente non è bello. Quindi prendo la mezza catenella dietro e lo vado a nascondere. Posso anche saltare una e prendere una così, cioè saltare una e prenderne una. E poi lo lascio, tanto l'ho portata avanti per un po'. Allora, 3 maglie alte, 4, 5 maglie alte. Scusate, stasera la voce. Allora, l'angolo, 2, 4, 5, l'angolo. Maglia alta doppia, 4 maglie alte nello stesso, sopra la stessa maglia di base. Quindi una maglia altissima, una maglia altissima e sono due. 1, 2, 3 catenelle, 2 maglie altissime, sempre nello stesso punto di base, oppure sempre sulla stessa maglia alta del giro precedente. E questo è il nostro secondo angolo. Adesso di nuovo 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Questo poi lo possiamo tagliare. Questo qui tanto l'abbiamo già portato un bel po' dietro. Adesso il terzo angolo, 2 maglie altissime, 2, 4, 5, giusto, 2 maglie altissime, separate da 3 catenelle, 2 maglie altissime, sempre sulla stessa maglia di base. Terzo angolo, se questo lo possiamo anche lasciare. 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 maglie alte. Adesso l'ultimo angolo. 1, 2, 3, 4. Di nuovo 2 maglie altissime. Una, due, separata da 3 catenelle, 2 maglie altissime. 1 e 2. Ultime 5 catenelle, 5 maglie basse, una su ogni maglia di base. 1, 2, 3, 3, 4. E 5.
chiudo il giro sulla quarta catenella. 1, 2, 3, 4. Maglia bassissima. E così abbiamo fatto il quadratino piccolino. Casomai, ci possiamo anche fermare qui. Casomai vogliamo fare questo motivo. Questo è il quadratino piccolo, così non stiamo a fare di nuovo la piastrella. Questa è la piccolina, che se vi piace farla tutta pois così, e questi qua si possono fare anche in colori diversi, pois, non so, due o tre colori, come a voi piace, la base è poi sempre tutta uguale, di un solo colore. Allora, casomai volete fermare, a questo punto tirate e tagliate il filo. Andiamo avanti e facciamo la piastrella più grande. Allora, secondo giro bianco, sopra l'angolo, dobbiamo fare l'angolo, però qui sulle 4 catenelle siamo finite, no? Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle, come se fosse la nostra maglia alta. Sopra la maglia alta, altissima con la maglia di sotto, facciamo un'altra maglia alta. Io non vado direttamente nell'angolo così, ma prendo la catenella. Mi piace di più perché resta più vicino. Una maglia alta nell'angolo. 3 catenelle, nell'angolo di nuovo maglia alta. Una maglia alta sulla prima maglia alta. Adesso qui sotto ne avevamo 2, 4, 6, 7, 8, 9, 9 maglie, 5 maglie alte e 4 maglie altissime. Quindi da 9 diventano 12 facendo gli aumenti qui nell'angolo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11 dentro questa catenella e 12. Se voi volete metterla nell'arco va bene lo stesso. A me, ripeto, come vengono belle vicino, mi piace fare in questo modo. 1, 2, 3 catenelle. Una maglia alta nell'angolo, sempre una maglia alta su ogni maglia di base. Totale 12 maglie. Andiamo avanti così fino alla fine del giro. Vediamo l'angolo e poi finiamo il giro. Io man mano che le faccio, prima di andare avanti le conto sempre, che basta poco che sbagliamo. Allora, una maglia alta qui e una maglia alta nell'angolo, nell'arco. 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta nell'arco e poi una maglia alta su ogni maglia di base fino alla fine del giro. Sto finendo il quarto angolo, 2, 4, 6, 7, 8, più le 4 iniziali, 9, 10, 11, 12. Quindi 1, 2, 3 sulla terza catenella, chiudo maglia bassissima. Adesso qui su ogni maglia alta faccio una maglia alta, salto una e faccio una catenella. 1, 2, 3 catenelle come se fosse la nostra maglia alta, una di separazione, salto una e faccio una maglia alta, una catenella nell'angolo, una maglia alta, una catenella, una maglia alta in questo spazio, in questo angolo, 3 catenelle. Una maglia alta di nuovo nell'angolo, una catenella e una maglia alta
sulla prima maglia alta. Così qui abbiamo creato l'angolo. E qui adesso facciamo una maglia alta, una catenella, salto 1, una maglia alta, una catenella, salto una, quindi una sì, una no, punto rete o punto filè, come uno lo vuole chiamare. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta in questa catenella. Una nell'arco. Una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle per creare l'angolo e una maglia alta di nuovo nell'arco. Una catenella. Quando facciamo gli angoli, praticamente questi sono gli aumenti degli angoli. Quindi di maglie alte sono, partiamo dall'angolo dopo le 3 catenelle, 2, 4, 6, 8, 9. Di 9 maglie alte separate da una catenella e così fino alla fine del giro. Quindi sempre una maglia alta, una catenella. Ultimo angolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi abbiamo sempre fatto una maglia alta, una catenella, salto una maglia alta di base sotto e faccio una maglia alta. Se qui siamo alla fine, questa la salto, 1, 2, 3 sulla terza catenella. Chiudo, maglia bassissima. 1, 2, 3 catenelle, ripeto come fosse la nostra maglia alta, una catenella di separazione, sulla maglia alta, una maglia alta, una catenella. Sulla maglia alta una maglia alta, una catenella, di nuovo una maglia alta, una catenella, angolo, una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta nell'angolo, una catenella, su ogni maglia alta, una maglia alta, una catenella. Facendo l'aumento nell'angolo, se sotto ne avevamo 9, 10, 11, dovremmo avere 11. Allora finiamo l'angolo perché questo qui è a metà. Facciamo questo intero e contiamo. Non ci dobbiamo sbagliare perché poi questi punti ci faranno unire nella piastrella che faremo successivamente. Su ogni maglia alta bisogna unirsi e quindi devono essere sempre uguali. Una catenella, angolo, 1, 2, 3 catenelle, una maglia alta nell'angolo, una catenella. Su ogni maglia alta, una maglia alta e una catenella. Contiamole e vediamo. Allora, questo è l'angolo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Quindi ogni angolo deve avere 11 maglie alte, separate da 3 catenelle e poi ripetiamo di nuovo il giro uguale. Quindi finiamo tutto, ci vediamo alla fine del giro. Che così la piastrella è finita. E poi vediamo come fare la piastrella a metà in questo modo. Se vogliamo la scollatura, che non ho ancora fatto io un tutorial con la scollatura V. Così vediamo come dividere le piastrelle. Una catenella, angolo. 1, 2, 3, angolo, una catenella. Semmai vi faccio vedere in questo giro come faccio per unire. Allora, uniamola qui.
in questo modo. Così vi faccio vedere come unirle, casomai volete fare un vostro progetto. Allora, qui c'è l'angolo, una maglia alta, 3 catenelle, quindi invece di 3 catenelle ne facciamo una sola, una catenella. Vado nell'angolo della piastrella, tiro il filo e faccio 2 catenelle. Nell'angolo di nuovo una maglia alta, una catenella. Sopra la maglia alta, una maglia alta, una catenella. Adesso vado sulla prima maglia alta delle nostre, non su questa, che questa fa parte del centro, ma su questa. Allora, qui abbiamo fatto una catenella, prendo la catenella, faccio passare dentro la maglia alta una catenella. Quindi maglia alta, una catenella, prendo la mia maglia alta della piastrella, faccio passare dentro e faccio una catenella. E in questo modo mi vado a unire una catenella, maglia alta, una catenella, maglia alta, tiro, una catenella. Quindi per unirmi io faccio maglia alta, catenella, nella maglia alta, catenella, fino ad arrivare all'angolo. Maglia alta, catenella. Maglia alta, catenella. E maglia alta e catenella. E siamo arrivati nell'angolo. Quindi vado dentro, una maglia alta, una catenella, qui 2 catenelle, maglia alta, una catenella. E quindi così ho fatto l'unione delle due piastrelle. In questo modo. Perfetto. Chiudiamo, finiamo il giro e chiudiamo tagliando il filo. Se dovevamo unire la piastrella vicino, potevamo andarci a unire ancora vicino. 1, 2, 3. Io chiudo in questo modo, prendo la catenella così e chiudo a maglia bassissima e taglio il filo. E così abbiamo visto come si fa la piastrella a pois. Adesso vediamo come fare la mezza piastrella. Facciamo i stessi colori col filo nero e col filo bianco. Allora, iniziamo la mezza piastrella. Cerchio magico. 3 catenelle, come se fosse la nostra maglia alta. 6 maglie alte. 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi se di là ne avevamo fatte 12, qui ne facciamo 6, più le 3 catenelle sono 7, 2, 4, 6, 7. Ho contato, ok, 3 catenelle qui, 2, 4, 6, più le 3 catenelle 7. Chiudo il cerchio magico. Adesso 3 catenelle, come se fosse la nostra maglia alta, giro il lavoro,
su ogni maglia alta 2 maglie alte. Quindi ne abbiamo 7, 7, 14, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Sulle 3 catenelle, 1, 2, 3 iniziali, 3 catenelle, che la prendiamo bene, che la catenella si è chiusa un po', 2, 1 e 2, e così ne sono 14, una catenella. E chiudo il giro. Allora, abbiamo fatto un in più perché qui ci dobbiamo creare l'angolo. Dobbiamo avere tre angoli. Se ne facevo 12, non mi trovavo, poi non ci troviamo con l'angolo. Ne abbiamo un in meno. Adesso partiamo subito, vedete, con l'angolo, col filo bianco. Qui l'abbiamo chiuso. Questo qui poi lo chiudiamo con l'ago, questa volta con l'ago con l'uncinetto. Adesso qui il filo è nero, si vede poco. Comunque lo possiamo far passare anche con l'uncinetto. Allora prendiamo il filo bianco. Allora, partiamo sopra le 3 catenelle, sulla prima maglia alta. Prendiamo il filo bianco. Facciamo passare e faccio una catenella. Adesso iniziamo con 4 catenelle, 2, 3 e 4, perché l'angolo è fatto con le maglie altissime. Quindi una maglia altissima, 1, 2, 3 catenelle e 2 maglie altissime. Una e due. Praticamente sono partita con una sola maglia altissima perché io devo fare il mezzo angolo, non devo fare l'angolo intero perché la piastrella è a metà, quindi mezzo angolo. Poi 5 maglie alte, 1. Questo filo adesso non lo porto dietro perché dopo lo dobbiamo chiudere con l'ago. Questo per forza con l'ago, 2. 3, 4 e 5 maglie alte, 2 maglie altissime, il nostro secondo angolo, 2 maglie altissime, 3 catenelle e di nuovo 2 maglie altissime sempre nello stesso angolo. Cioè, nella stessa maglia di base, scusate. Adesso 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. E il nostro angolo, 2 maglie altissime, 1 e 2. 3 catenelle e una maglia altissima. Così abbiamo fatto il nostro mezzo angolo, che non possiamo finire solo con le 3 catenelle. Adesso 1, 2, 3 catenelle, giro il lavoro. Una maglia alta, 1, 2, 3 catenelle. Una maglia alta nell'angolo. Su ogni maglia
di base una maglia alta, quindi ne dobbiamo avere 12. Però girando il lavoro io devo partire qui vicino, se no me ne viene uno in meno. 2, 3, 4, 5, 2. Sì, 5, giusto, perché questo è l'angolo. 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12. 1, 2 e 3 catenelle. Non siamo finite tutte e 12 sopra le maglie alte perché abbiamo girato il lavoro. Non dovevamo partire, cioè se eravamo qui l'ultima finiva qui. Se lavoravamo nel quadrato, no? Che lavoriamo sempre dal lato dritto quando facciamo questa qui. Lavoriamo sempre nel nostro lato davanti. Qui girando il lavoro la prima maglia si viene a spostare. Importante che sono 12, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 3 catenelle, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11. Stavolta mi trovo bene perché ho iniziato subito sopra questa prima catenella. 2, non, cioè si può fare sia in un modo che nell'altro. 2, 2, 4, 6, 8, 10, 11 e 12. 3 catenelle e una sola maglia alta perché il nostro mezzo angolo. Giriamo il lavoro 1, 2, 3 catenelle, che è la nostra maglia alta, una catenella di separazione, poi l'angolo. No, scusate, niente catenella di separazione. Inizio subito il mio angolo, una maglia alta. 3 catenelle, una maglia alta, una catenella, una maglia alta sulla maglia alta. E adesso facciamo una catenella, salto una maglia alta, una catenella, salto una maglia alta. In questo caso ne dobbiamo avere 9 a partire. Dopo le 3 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 catenella e 9 nell'angolo, 3 catenelle. Il nostro angolo 1, 2, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta nell'angolo separata da una catenella, una maglia alta, una catenella, salto 1, una maglia alta, una catenella, salto una catenella, una catenella. Una maglia alta, salto una e una maglia alta. Contiamo che siano 9, una nell'angolo. 1, 2, 3. Allora, 2, questo è l'angolo delle 3 catenelle, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Una maglia alta. E abbiamo chiuso
il nostro, una maniera la facciamo dentro, che l'angolo lo dobbiamo avere giusto. Ecco qua. È una maglia alta per chiudere la nostra mezza piastrella. Adesso di nuovo 3 catenelle, giriamo il lavoro, una maglia alta nell'angolo, 1, 2, 3 catenelle e una maglia alta. Una catenella su ogni maglia alta. 3 maglie alte, vabbè. Su ogni maglia alta una maglia alta separata da una catenella. Quindi qui ne abbiamo 9, adesso ne dobbiamo avere 11. 1, 2. Non ci sbagliamo. Come dico, se no poi non ci troviamo per andarle a unire. Una maglia alta separata da una catenella, una maglia alta, sopra maglia alta, una catenella, angolo, 1, 2, 3 catenelle e contiamo 3 catenelle qui, 2, saltato qui, saltato qui, qui. Si vede subito l'errore. Un po' più veloce. Tanto dobbiamo contarle che devono essere 11 maglie alte separate da una catenella. Angolo. Una maglia alta, 3 catenelle, conto 3 catenelle, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Perfetto. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta su ogni maglia alta separata da una catenella. In questo modo. Perché ho detto che i fili li dobbiamo chiudere col lago, perché il dritto della nostra piastrella è questo lato qui, l'ultimo giro conta per dritto perché la catenella viene verso di noi in questo modo. Quindi io il filo, vedete che ce l'avevo qui, se io lo facevo passare di qua si sarebbe visto. Quindi adesso con l'ago lo porto sotto e lo vado a nascondere. E anche questo. Sono quei piccoli suggerimenti che ci aiutano. Così. Contiamo sempre che siano 11, questo è il nostro angolo. Una catenella, una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Allora. 2, 4, 6, 8, 10, 11. L'ultima per chiudere il giro. Quindi non faccio la catenella, ma faccio solo la maglia alta. Una catenella e taglio il filo. E così abbiamo fatto la nostra mezza piastrella che andiamo poi a unire. In questo modo per fare la scollatura della maglia, facciamo finta che questa la metteremo qui, così scollatura della maglia. Questa è la spalla e viene in questo modo. Si va a unire poi ogni maglia alta con la maglia alta. Allora, spero di essere stata chiara nello spiegarvi queste due piastrelle, una intera e una a metà. Poi in un altro video vediamo come assemblare in questo caso la maglia e poi vediamo anche come fare una borsa perché a me piace proprio il pois. Magari la borsa la faccio poi io.
i pois di vari colori, con un fondo tutto uguale, di un solo colore. Se quest'idea di questa piastrella vi è piaciuta, cliccate mi piace, scrivetemi numerose perché mi aiutate a crescere la pagina. Vi ringrazio, ciao ciao, a presto.